Bene, noi continuiamo la nostra passeggiata. Finalmente ho cambiato portico perché di là c'era veramente tanto vento. Qui però c'è freddo in compenso, ma noi ce la faremo. Io le vedo già, ho davanti a me due scrittrici col sorriso. E quindi, allora, siamo davanti allo stand Libriamo Sogni Occhi Aperti, che è in collaborazione con Altroevo, e ho davanti due scrittrici che adesso io vi presento perché sono Malaspina e Marina Cappelli. Adesso io passo dietro allo stand perché sennò le persone mi travolgono e raccontateci un pochino, chi delle due vuole parlare per prima ci racconterà un po' cosa fate, chi siete. Ma la spina dice che devo iniziare io. Sono Marina Cappelli e ho iniziato come scrittrice di thriller, gialli, qualche volta mi cimento anche in fantascienza e questo è il mio genere, però poi ho aperto questa agenzia editoriale e quindi sono diciamo, la titolare, fatemelo, Imprenditrice. l'imprenditrice. E appunto faccio editing, impaginazione, correzione di bozze, quello che c'è da fare per rendere un libro poi pubblicabile nel miglior modo possibile, insomma. E al giorno d'oggi, nel miglior modo possibile, credimi che non è scontato, per cui apprezzo davvero il tuo lavoro. Ma hai visto che Malaspina ci autorizza a parlare anche con lei? Sì, ok. Ah. Io scrivo romanzi di fantascienza, horror, fantasy, steampunk soprattutto. Faccio anche la grafica, infatti ho fatto anche delle copertine per alcune case editrici, tra cui Nati per scrivere. Boh, basta così. Questo è il brivido dell'arrivare a bruciapelo e dire ok, facciamo un'intervista, le persone scappano, ma loro non possono scappare perché lo stand è chiuso su tre lati, quindi io sto No, infatti bloccando. c'è un muro dietro, non posso scappare. Non può scappare Malaspina, però vi racconterò una cosa di Malaspina che è molto interessante. Intanto ringrazio Claudio che questa mattina, dalla storia che ho fatto, che ero qui, mi ha scritto guarda che c'è uno stand che ha un libro game e io sono qui, ho detto ma sarai mica tu Malaspina, perché qui abbiamo un libro game. Ce lo racconti un pochino? Ok, anche alla radio vedo che ho il panico da palcoscenico. Quindi ok, mi frega questo. Torniamo su sentieri che mi sono più familiari. Sì, ho scritto qualche anno fa un libro game, anzi, più esattamente si tratta di un romanzo interattivo. Vale a dire, non ci sono regole, si comincia a leggere e si sceglie, da come continuerà la storia. Perché, quindi sì, più una storia a bivi. Sono libri particolari perché la trama non è mai lineare, non è mai una sola, ma cambia a seconda delle scelte del lettore. Quanto è difficile? Nel frattempo è passata anche una ballerina. Favoloso, qui c'è di tutto. Oggi ho visto, ci sono anche dei figuranti, tra l'altro, qui a Lucca, Città di Carta, quindi molto particolare. Quanto è difficile o facile scrivere un libro game? Allora, libri game, almeno per quello che riguarda me, hanno bisogno di una grande progettazione iniziale. E quindi non solo devi, come in un romanzo, sapere bene dove inizi, dove finisci e poi sviluppare la parte centrale, ma devi avere chiarissimo ogni passaggio della storia prima ancora di cominciare a scrivere e schematizzare il tutto in un enorme grafo con tutti i percorsi possibili. Quindi diciamo che è come scrivere non una storia, ma 6-7 storie contemporaneamente che possono anche mischiarsi insieme. Un bel lavorone. Mentre invece ci racconti qualche titolo, Marina? Magari di qualche libro, insomma, in particolare che avete qua in stand, perché qui sono tutti belli, però ce n'è qualcuno che magari colpisce di più che tu ci vuoi raccontare. Scegli tu. Allora, è andato molto bene il Barista delle Ombre, che per l'appunto l'ho scritto io, ed è il penultimo libro che ho scritto, l'ultimo giallo che ho scritto. È un giallo, lo definirei leggermente psicologico, c'è dell'alchimia alla fine, è ambientato in Toscana, a Dicomano,
che è un piccolo paese alle pendici del Muraglione, quindi siamo nel Mugello fiorentino, nell'Alto Mugello fiorentino, ed è la storia di un maresciallo dei carabinieri che da Napoli viene appunto trasferito alla caserma di Dicomano. Trova una situazione ovviamente completamente diversa da quella a cui era abituato nella frenetica Napoli, però tutta questa tranquillità verrà interrotta dal ritrovamento di un tizio che ha deciso di respirare il gas esilarante e la mattina dopo lo trovano bello morto col sorriso. E quindi si penserà che avrà avuto i suoi problemi e ha fatto questa scelta. Però quando il ritrovamento delle persone morte tutte con la stessa sostanza, quindi rinvenute la mattina dopo, belle tutte morte col sorriso, iniziano a diventare quattro, giustamente il maresciallo pensa che forse c'è qualcosa che va oltre al semplice suicidio o suicidi e riapre le indagini. E da lì inizia una fase anche introspettiva sua, perché la moglie non lo ha voluto seguire da Napoli fino a così lontano, fino a Dicomano, perché aspettava un bambino, voleva che i suoi genitori fossero presenti al momento della nascita, insomma tante belle cose che una neomamma si aspetta anche dai genitori, e quindi insomma si mollano, e poi parole, quindi questo poveraccio rimane da solo, queste beghe da risolvere in un paese dove non conosce nessuno e dove l'unico che gli dà un po' di più di relazione è questo barista molto propenso ad ascoltare, no? Un po' come, e lui finisce per diventare il suo prete confessore in un certo senso, però insomma poi si va molto più in là e tutto si collega con questi suicidi, si spera che siano suicidi, perché, no, questo lo lasciamo decidere ai lettori. Questo qui, com'è invece Malaspina, com'è un po' Lucca città di carta, com'è questi due giorni? Allora, essenzialmente è che cosa ricorderai di più di Lucca? Il freddo. No, comunque ho visto che c'è gente, nonostante appunto l'umido che non fa sicuramente bene alla carta, comunque la gente gira, è interessata, e in maniera molto sorprendente ho trovato anche parecchi appassionati di horror, che di solito siamo pochissimi, o anche di fantasy. Sinceramente pensavo che fosse una mostra più verso la narrativa non di genere, e quindi sono soddisfatta, ecco. Promette bene, anche se è solo il primo giorno. Beh, io devo dire che non sono molto d'accordo sul discorso che in un ambiente come questo l'horror non vada, perché a volte io vado e mi porto dietro i libri suoi, vado anche in altri eventi molto simili, l'altra settimana ero a Rivoli, per dire, e insomma vedo che comunque amanti un po' di tutti i generi si trovano senza nessuna complicazione, quindi credo che la tendenza stia cambiando anche. Bene, questo è un ottimo augurio. Quindi diventano onnivori proprio i lettori, stanno diventando onnivori, si mangiano di tutto. Sì, meglio così, direi, così almeno facciamoli un po' girare, sennò sempre il solito genere. Bene, io ringrazio Marina e Malaspina che ci hanno dedicato questi minuti, io torno al freddo dei portici, vi saluto e vi auguro una bellissimo festival di Lucca città di carta. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.